Vi parlo dalla sede della Fondazione Amalia Ciardi Dupré in Via degli Artisti a Firenze, dove da pochi minuti si è concluso un interessantissimo pomeriggio che ha visto protagonista, anzi ha visto quale brillante protagonista, il maestro Moravio Martini. L'invito recitava Le mille e una nota, ovvero Inferno e Paradiso dei cantautori, e durante queste due ore Moravio Martini ci ha preso per mano, me e il numeroso pubblico che vedrete dalle immagini che affollava il salone della fondazione, e ci ha guidato in una sorta di viaggio che dal dopoguerra ci ha portato quasi fino ai nostri giorni, raccontandoci interpretando al pianoforte grandi successi, ma raccontandoci anche l'altra faccia della medaglia, ovvero dove sono nati questi successi, all'ombra anche di sofferenze enormi dei cantautori che lui ha scelto per rappresentare questo cammino che magari in televisione appare luminoso, ma dietro lo schermo, a schermo spento, rivela anche delle grandi sofferenze. E ha scelto degli autori, è partito da lontano ovviamente, da Mozart, da Bach, però per arrivare poi ai nostri cantautori italiani, soprattutto partendo dalla scuola genovese, da uno sfortunatissimo e grandissimo Umberto Bindi, che per aver proclamato apertamente la propria omosessualità vide svanire una carriera brillantissima di autore e di interprete, e poi a seguire Luigi Tenco, del quale ricordiamo tutti la tragica fine a Sanremo, a soli 29 anni si sparò nella testa, e poi siamo arrivati a Buongusto, a Sergio Endrigo, a Domenico Modugno, e passando attraverso Gino Paoli ed altri, Bruno Lauzi, grandi successi che Moravio, ora lo sentirete perché vi proporremo una summa di tutto quello, soprattutto dal punto musicale, che ci è stato raccontato e interpretato stasera da Moravio. Come ti è venuta questa idea di dedicare un pomeriggio agli sconfitti vincitori, li possiamo definire anche così? Dunque, ai vincitori poi sconfitti, perché nella vita quasi tutti loro sono legati da un filo rosso che è stata la sfortuna umana più che musicale e artistica. È il seguito di un mio saggio fatto qualche anno fa sull'uomo Dante, in cui raccontavo che questo grandissimo uomo che è Dante ha fatto queste meravigliose opere vivendo in una maniera da braccato, diciamo, disgraziata. Era ospite, un esule. Era ospite di tanta gente che gli dava un pezzo di pane. Partendo da questo principio, mi sono ricordato che anche gli autori, i cantautori italiani, che noi vediamo belli, giovani, freschi, ricchi, avevano un retroterra, una nascita, una infanzia, una giovinezza tribolata, triste. E quindi sia per Dante sia per questi individui raccontare le loro miserie è un modo per esaltare la loro grandezza. Quindi quando io parlo delle disgrazie di Tenco, di Bindi, di Paoli e compagnia bella, intendo dire che uomini con quei dubbi, con quei dolori, con quelli modi di sopravvivere sono diventati grandi. Quello che stupisce è anche la fine, molti sono finiti in miseria come Umberto Bindi, come il grande, grandissimo Stelvio Cipriani, che ci ha lasciato anonimo veneziano e che è morto anche lui dimenticato da tutti. Esatto. Per fortuna questi uomini ci hanno lasciato dei capolavori immortali. Sono rimasti nella storia, anzi sono pietre miliari della storia. Cipriani, che non è un cantatore, io l'ho voluto mettere in questa rassegna di cantanti perché indubbiamente parlava di questo film di cui ha fatto il commento musicale, perché nel film il protagonista è un suonatore di oboe nell'orchestra classica. Quindi a tutto titolo poteva stare accanto ai cantautori Paoli, eccetera, eccetera, eccetera.
Il maestro Moravio Martini è stato presentato al pubblico prima dell'inizio della manifestazione dal maestro Umberto Zanarelli, che è il direttore artistico della Fondazione Amalia Ciardi Dupré. Ovviamente anche lui è un accreditatissimo musicista e quindi ha affiancato nel corso del pomeriggio Moravio Martini. Quindi credo il più bel regalo si possa fare a questi autori, ora regalare una sintesi dei loro capolavori, uno in sequenza all'altro, ai nostri telespettatori. L'esecuzione ovviamente è comune per tutti, quella al pianoforte del maestro Moravio Martini. Linea alla regia. Thank you.
Allora, io vorrei, in qualità appunto di direttore artistico della Fondazione Amalia Charles Dupré, tanto buonasera a tutti voi, e che oggi abbiamo il piacere di ospitare il caro amico e collega Moravio Martini. Bemolle, collega Bemolle. E che nutro una grande simpatia per quest'uomo, un uomo dalle mille sfaccettature, un artista che non finisce mai di stupirci per il continuo entusiasmo che sa mettere dentro la propria arte e che sa manifestarlo attraverso la propria arte. Già da mesi so che avevi lavorato a un progetto che tra poco ci presenterai, intitolato appunto Le mille e una nota, che ha un riferimento forse anche letterario, se vogliamo, poetico, sottotitolo L'inferno e il paradiso dei cantatori italiani. Una tematica incentrata sulla vita artistica e personale di ciascun personaggio che Moravio ha preso in esame, no? Di ciascun cantautore. Non a caso il sottotitolo specifica l'inferno, lo ripetiamo, e il paradiso dei cantatori italiani, ovvero, per dirla con le parole di Moravio, è consuetudine pensare che un divo, quindi musicista, pittore, scrittore, poeta, quindi un divo celebre e affermato, sia un personaggio bello, ricco e felice. Diversamente però questi personaggi sono come noi, anche se sono VIP, se sono persone al centro dell'attenzione, hanno i nostri affanni, i nostri problemi, quelli della gente comune. Quindi Le mille e una nota, ovvero L'inferno e l'inferno dei cantatori italiani, vuol mettere a nudo il rovescio della medaglia di questi divi, con le loro sofferenze e con le loro gioie private, prima e dopo la loro affermazione. Poi continui dicendo che forse la sofferenza è madre delle loro opere, così come madre delle loro gioie. Anche musicisti come Bach, Mozart e Beethoven ebbero vita difficile nonostante la loro grandezza. Sì, perché noi le vediamo come pilastri caposaldi, invece dietro questa affermazione si nasconde anche poi dei lati, si nascondono anche dei lati l'uomo tristi, no? Insomma, di sofferenza. Quindi Moravio ci offrirà un programma costituito da brani di Bindi, Paoli, Tenco, Lauzi, Cipriani, Endrigo, Bongusto, Martino e Modugno. Non mi rimane quindi che lasciare la parola al nostro interprete, al quale vorrei fare un grande applauso. Grazie. Allora, dopo questa meravigliosa presentazione, immeritevole, immeritevole due volte, sottolineata in rosso, io vi racconterò che cosa vuol dire mille e una nota. Parafrasando, ovviamente, si capisce tutti, mille e una nota. L'inferno e il paradiso di alcuni cantautori italiani e non, perché ci sono anche quelli che sono dei grandi musicisti ma non cantautori. Quindi è un concetto sottovalutato, perché si parla di conversazione musicale, una conversazione per stare insieme. Siamo tutti amici, tutti ci vogliamo bene e quindi facciamo una chiacchierata detta alla fiorentina. Dunque, quindi io ho scritto quasi tutto e ve lo leggo. Nel titolo ho scritto: mentre la vita ci conduce fisicamente giorno per giorno con l'arma del tempo, mentre la vita ci distrugge fisicamente giorno per giorno con l'arma del tempo, la musica vive nutrendosi del tempo, perché la musica è tempo. La musica si dice che è matematica, e quando si dice che è matematica vuol dire c'è il tempo, cioè vale a dire una nota lunga percorre un certo tratto di tempo, una nota breve meno tempo. Quindi tutto quello che riguarda la musica è un'integrazione del tempo. Se qualcuno mi deve dire perché, io glielo spiego perché. Ad esempio, partendo dalle note basi, i quattro quarti valgono quattro quarti. Quindi uno, due, tre, quattro, già lungo. I due quarti sono uno, due. Gli ottavi sono un ottavo. Poi ci sono i sedicesimi, un sedicesimo.
Senta un attimo, non faccia tempo a dirlo che il tempo è già finito, no? Per arrivare fino al 64esimo, e qui l'amico mio Zanarelli mi conferma che la storia sta così. È un'interpretazione della musica un po' anomala, perché si pensa sempre che la musica sia, non si sa che cosa sia. Quello che si sa è che è una grande magia. Ecco, allora, parlando di magie, io ho seguito a leggervi, o meglio, più che leggervi, mi faccio promemoria. Per i greci, la musica suscitava emozioni che oggi vengono sfruttate in tutti i campi del nostro vivere. Ad esempio, certo, se si levanta il rito pazzo, a mezzanotte sono per dire. Ad esempio, i pubblicitari la usano per far apparire un oggetto di consumo, scarpe, bibite, automobili, più utili alla moda di quella dei concorrenti. Quindi sfruttano la musica. I registi sottolineano i passaggi dei film con delle composizioni meravigliose per farci piangere o farci ridere. I comandanti militari con gli inni delle fanfare che esaltano l'amore e la patria, diamo la morte, andiamo verso la morte felici. Senza poi considerare le mamme. Le mamme da che mondo è mondo fanno una musica speciale, quella della linea nana. Non sanno la musica, ma quando addormentano il bambino, gli cantano la linea nana. Ora mi viene la voglia di ridere, perché non so se voi ridete, ma mi viene in mente, io l'ho scritto, che la mamma dice al bambino, ninna nanna, ninna nanna, il bambino a chi lo do? Lo può dare all'uomo nero che lo tenga un anno in giro. Ninna nanna, lo darò alla befana che lo tenga una settimana. Ora il bambino se ne aveva il succedimento che fa e si comincia bene. Quindi la musica è una magia. E mio amico Umberto l'ha chiamata bolla. La musica è una bolla in cui chi entra dentro si dimentica tutto l'esterno. Per bolla intendo dire una bolla. La bolla di sapone, la bolla d'acciaio. Il mondo della musica dentro a questa bolla ti fa dimenticare la guerra, la pandemia, il terremoto. È una magia infinita. Allora, per andare avanti, se io fossi l'americano John Cage, ma questa cosa ve lo dico per fare amicizia, se io fossi l'americano John Cage, che cosa ha fatto almeno? Era un grande musicista del Novecento, ovviamente. Lui scrisse un concerto intitolato, e io ho conosciuto Umberto quando fece questo concerto, lui ha scritto un concerto intitolato 4 minuti e 36 secondi. Mi si impasta la bocca. Bevo. 4 minuti e 36 secondi. Che cosa era questo concerto? C'era il pianoforte, ma non si suonava il pianoforte. C'era l'orchestra, ma l'orchestra non suonava. L'unica cosa che suonava era la tosse del pubblico, lo scostamento di una sedia, soffiarsi il naso, parlottare con il vicino. Quindi lui aveva catapultato, aveva fatto scendere la musica, chiamavano la musica, dal palcoscenico e l'aveva fatta fare al pubblico. Perché 4 minuti? Perché? 4 minuti, 7, 4, 24. 24 secondi, più 36, 276. 276 è lo zero assoluto, cioè la temperatura massima, minima, che si possa raggiungere. Che cosa era questo concetto? Era composto da 4 pagine. Ora ci arrivo, così. 4 pagine così, volavano le mosche,
volavano gli starnuti, volavano colpitosse, eccetera, eccetera. E poi, Moravio, scusa, la metafora più grande era quella che c'era scritto, per qualsiasi ensemble. Quindi poteva suonare chiunque. Ma poi qui non è finita, perché questa notizia forse sono divertenti. C'era un altro pittore, un certo Yves Kain, che era uno che faceva soldi monocromi, che dipingeva facendo ballare delle ragazze tinte di nero su una grande tela stesa sul palcoscenico. Quindi queste ragazze, pesta, avvolgate, sedute, come facevano una composizione. E lui suonava 40 minuti di ballo, suonava così. Questo era il suono che durava 20 minuti. Poi c'era un intervallo di 20 minuti. E quindi, se io facessi così, arrivederci, vi ringrazio di essere venuti. Ci vediamo un'altra volta. No, sono cose belline, sono cose nuove. Intellettuali. Sono cose nuove. Vabbè. Infatti, la musica, come dicevo prima, è un'arte. Un'arte proletaria. Perché, a differenza della pittura, della scultura, della scrittura, può essere ascoltata e cantata da tutti. Quando noi usciamo fuori da un'opera e cantiamo, che ci posso dire, la Traviata, oppure dalla Boheme cantiamo il Mimì, quindi cosa che non si può fare con il quadro. Il quadro se lo tengono stretti i galleristi, o i collezionisti, e noi non lo vedremo mai. Oppure, oltre che il quadro, una scultura. Non è che queste scultura bellissime me le porto dietro, però mi porto dietro qualche frase di musica che mi è rimasta in mente. Ovvio. Io spero che il nome della musica, questa conversazione, possa essere il viatico contro, l'ho detto prima, il terremoto, il Covid e principalmente la fine della guerra. Auguriamoci. È chiaro che queste composizioni sono da dedicare a persone non giovanissime, ad esempio mio nipote, perché qui c'è mezza famiglia, se no si sarebbe in tre. mio nipote, quando sentirà queste canzoni, non gli faranno né caldo né freddo, mentre per le persone di una certa età, come me, dicono tante cose, perché i cantatori hanno segnato veramente un'epoca nella musica italiana. Non importa, non mi impressionate, tanto sono solamente 100 pagine. Allora, perché 1000 è una nota? Perché 1000 è una nota? Perché si parafrasa la raccolta di racconti orientali del X secolo. Le 1000 è una notte. Che significa in arabo innumerevoli notte, infinite notti, come le note della musica. Le note della musica sono 7 bianchi, 5 neri, e su questo abbiamo costruito un mare, un oceano, un universo di musica. Pensate, come i sette colori di Newton attraversano il prisma e fanno 7 colori. E qui abbiamo 7 note. Allora, questo benedetto re, imperatore persiano, fu tradito dalla moglie e per vendicarsi corteggiava delle ragazze, le portava la notte con sé. Bello, questa definizione è giusta, non scandalizzate, possiamo dire in un altro modo, le portava a letto con sé e la mattina le faceva ammazzare. Dopo un certo numero di morti delle donne, arriva questa bella donna Scheherazade, che, paura di fare la fine delle altre, si mette a raccontare all'imperatore delle novelle affascinanti, per cui il re
si medesima in queste novelle. E praticamente queste novelle non finivano mai con una conclusione, ma si riferivano a una novella successiva, appuntato, della prossima notte. Annotate. Quindi a un certo punto, a forza di sentire queste novelle, Scheherazade, che è una bella ragazza, una bella donna, l'imperatore si innamora e la sposa. Questa è la storia di Scheherazade. Su questa storia, un famoso russo, che se mi sentono oggi dice che sono pusignano, un famoso russo, Rimsky-Korsakov, ha fatto una sinfonia, che è proprio una suite sinfonica, intitolata Scheherazade. Oltre che a questa opera, Rimsky-Korsakov ha scritto varie opere, fra cui Il volo del padrone. Ora, io vi faccio un accenno perché così rompo la monotonia del chiacchierare. Praticamente la Scheherazade di Rimsky-Korsakov, fatta in maniera molto elementare, fa così. Ma questo è il tema principale della Sinfonia di Scheherazade. Mentre in un'altra opera c'era Il volo del calabrone. Tanto per capire che scopi non mi faccio fermare. Allora, sempre per ricollegarmi a un verso, queste figure che io poi vi farò sentire la musica, affiorano addirittura, cioè nascono addirittura dal passato. Nel Settecento c'era un certo signore, ho perso la cosa, che c'era un foglio per le parti. Vediamo. Vabbè, ve lo dico così, alla buona. Dunque, Bach. Questa toccata e fuga di Bach è di una difficoltà enorme per organo, per cui solamente a nominarla si sbaglia. Allora, questo era Bach. Il quale Bach, l'ho detto prima all'amico Borghini Fabrizio, ha avuto 6 figli dalla prima moglie e 13 dalla seconda. Ora voglio dire, non è male. E che cosa ha fatto Bach? Bach, oltre ad aver fatto dei libri interi di non capisco perché sei fuori posto, va bene, comunque lo va. Oltre a fare tanta musica bella, eccetera, eccetera, ha fatto il clavicembalo ben temperato. Voi mi domanderete, che cos'è il clavicembalo ben temperato? Il clavicembalo ben temperato è questo. Prima ognuno faceva delle tonalità a modo loro, sul clavicembalo, sull'arpicordo, sulle spinette, no? Tutti gli strumenti prima del pianoforte. Tra l'altro il pianoforte l'ha inventato un fiorentino nel 1711. Questo bellissimo mobile è fiorentino. Siamo orgogliosi. Si chiamava un certo De Cristoferi, Cristofero. È stato 70 anni in una cantina, questo pianoforte,
Allora, è ovvio pensare che tutti i grandi musicisti erano persone belle, ricche, felici, che avevano le ville, che andavano al mare tutto l'anno. Mettete su tutte le politiche. Qui si tratta di levare queste immagini del musicista ricco, bello e compagnia bella e far vedere il lato umano del musicista. Il quale il lato umano del musicista è lacrimoso, c'è da piangere. Ad esempio, ho detto Bach prima, con 50, 16, 19 figlioli, cosa poteva essere felice? Cioè, però ecco il fatto, nonostante tutti questi handicap, è riuscito a fare le musiche meravigliose. Questo vale anche per Mozart, il quale Mozart era un bambino che il babbo lo sfruttava perché aveva il genio nell'anima. A 3 anni, a 4 anni già suonava le sinfonie addirittura. Per dirvi un esempio, il Papa, una volta il babbo lo portò a Roma e il Papa andavano a sentire un concerto del Papa. Non che il Papa suonasse, il Papa aveva ordinato a un musicista di creare, orchestrare, fare, comporre un ottetto automusicisti. Ma però la musica non doveva averla nessuno, quello era un segreto. Il Papa la teneva per sé nel segreto. Questo ragazzino a Roma con il babbo ascoltò questo concerto, tornò a casa e rifece tutte le partiture di ogni elemento a 12 anni. Lascio. Tanto per darvi... Potevamo anche un attimino, se vi d'accordo, no, vedere la ludicità di questo ragazzo con la tartina di burro che fece questa cosa. No, ho bisogno del tuo aiuto, dai. C'è una cosa da dire, che Mozart viaggiò per tutta l'Europa in carrozza. Il babbo, anche la sorellina era brava, ma più che altro il maschio. E il babbo lo sfruttava in maniera intensamente schifosa. E lui girava a tutte le capitali d'Europa, andava a fare concerti al re, all'imperatore, al duca, al sindaco e compagnia bella. E cosa successe? Successe questo, che a un certo punto fai, morì a 37 anni. Morì a 37 anni dopo aver fatto delle opere fra cui Le nozze di Figaro. Le nozze di Figaro, ora ve la racconto un'altra, perché sono cose belline, non sono, c'è la musica, ma c'è anche il personaggio. Le nozze di Figaro è un'opera scritta da Mozart nel 1700-800 a cavallo, in cui si dice che il diritto di prima notte, lus prima notis, dei latini, che era quello, il primo era quello che l'imperatore, il re, il regnante, aveva il diritto di andare a letto per primo con la sposa di quello che si sposava, nel reame. Questo era il diritto di prima notte dei latini, quindi dai latini al 700 ne passa di occasioni. Quindi Mozart scrisse questa nozze di Figaro per contestare questa regola. Perse l'ammirazione e l'amicizia di tutti. Si girò per la strada.
perché nessuno non voleva più. Io monarca ti chiamo e tu mi rubi il divertimento, il piacere di fare la prima notte. Segato, tutto segato. Purtroppo questo è un lato vero, storia. Ma è storia, o perlomeno anche un aneddoto, quello che quando Mozart è morto, era un giorno freddo d'inverno, pioveva, e dietro al carro con il feretro non c'era nessuno. C'era solamente un piccolo bastardo, cane, un cane bastardo, che era, che era praticamente il cane di Mozart. Questo canino, tutto fradicio, seguì il feretro fino al Camposanto, assisté alla gettata della tomba in una fossa comune, per cui dove è finito Mozart non si sa, e rimase lì ad aspettare che questo padrone ritornasse fuori. Questo per dirvi, no? Mentre abbiamo da dire un'altra cosa importante. Beethoven, il grande Beethoven, una pietra miliare della musica. Che cosa fa Beethoven? Il Beethoven ha una valanga di parenti che lo sfruttano. Nonostante che lui faccia dei concerti e componga musica meravigliosa, non gli bastano mai soldi. Viveva in due stanzette, dice a titolo, ed era sempre mal vestito e con i capelli spettinati. Compose l'eroica per Napoleone, perché lui credeva in Napoleone, se non che poi dopo, una volta fatto l'eroica, rifusò Napoleone perché lo riconobbe un dittatore, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 1816, ho trovato la pace, se lo meno fatica a leggere, nel 1816, vediamocelo, cominciò a scrivere su foglietti di carta le domande e le risposte, perché era diventato sordo. Mi faccio un passo indietro. Anche il signor Bach. Il Bach era diventato cieco. Il Cerusico, che a quei tempi il Cerusico era parrucchiere dottore, come capì che la cecità di Bach era dovuta a una pellicola, la famosa cataratta, quella che io mi sono fatto, magari anche altri. Quindi intuì nella sua grande ignoranza, a quei tempi là, intuì che se poteva forare la pellicola che non faceva vedere, avrebbe visto. Bach si fidò di questo cerusico e questo prese uno spillo e gli farò tutti degli occhi, il che vuol dire che prima era cieco, poi diventò cieissimo. Ora si dice, ma questi sono fatti storici che fanno riflettere. Ecco, invece Beethoven diventò sordo e scriveva sui biglietti le domande e le risposte. Cosa, come stai? Stai bene? E quello rispondeva, se me lo scrivi. Ecco, la sonata al Ciel di Luna, anzi, addirittura anche Schumann gli venne un fischio nell'orecchio, che era un la bemolle, che era, quindi quando lui viveva, c'aveva un fischio nella testa. Anche a me ce l'ho. Tu sei da Schumann. Quindi anche Schumann morì praticamente per questa malattia, di questo fischio nella testa. Beethoven dedicò la sonata al Ciel di Luna a una bella fiorentina che si chiamava Giulietta Guicciardini, di cui Beethoven era innamorato. Famose sono le 9 sinfonie e il brano intitolato per Elisa, che io non ho accennato, ve l'accennerò. Ha scritto anche un'opera, l'unica opera scritta per noi è Fidelio. Vi faccio sentire che cos'è la
rubare il mestiere a Umberto, perché lui queste cose le fa quando dorme la notte, va bene? Allora, arriviamo finalmente al dunque. Io vi faccio sentire qualche cosa della vita e della musica di Bindi, Paoli, cantautori genovesi, Tenco, Lauzi, poi c'è un certo Cipriani che non c'entra nulla perché non è un cantatore, ma però ha musicato il commento musicale del film Anonimo Veneziano. Il quale film Anonimo Veneziano, se tu dovessi conoscere Fabrizio, il quale film tratta la vita di un musicista che suonava l'oboe in concerto. Quindi c'è dell'attinenza, non è, ma insomma, l'oboe. E questo musicista, separato dalla moglie, a Venezia ritrova la moglie, che sta con la sua uomo ovviamente. E un giorno intero loro ripercorrono la loro vita, facendo addirittura all'amore, per poi lasciarsi a fine della giornata in una Venezia romantica, fredda, triste, come Venezia. Perché quando si va a Venezia d'estate viviamo, ma quando si va d'inverno, ragazzi, viene proprio la malinconia, la riflessione. La parola di depressione. Allora, Bindi ha avuto tanto successo, è stato un musicista grande, però ha avuto una grande sfortuna, era omosessuale. Lui ha nascosto la sua omosessualità per tanto tempo, fino a che un giorno, a una trasmissione di Maurizio Costanzo, alla televisione, si mise a piangere e raccontò a tutta l'Italia, a tutto il mondo, a chi l'ascoltava in televisione, che era omosessuale. Da quel momento la televisione zero, editori zero e compagnia bella, lui entrò in una depressione profonda. E quindi addirittura smise di comporre. Fece una fine ingloriosa perché a causa dei problemi con il fisco visse gli ultimi anni in miseria e con problemi di salute, era malato ai reni. Voi mi direte, ma ti racconti due cose tristi, cerco di bilanciare ogni tanto, faccio una battuta per il suo immorale. Gino Paoli, che era un cantatore amico, gli regalò addirittura un pianoforte, perché non aveva più un soldo, gli avevano pignorato tutti. Gli regalò un pianoforte e gli fece avere un vitalizio dalla SIAE, che voi forse non sapete che cosa vuol dire la sigla SIAE, Società Italiana Autori Editori, SIAE. Praticamente quando i musicisti vanno in giro, o l'orchestra, devono riempire un borderò in cui dicono quanti sono i pezzi che hanno suonato, perché in base all'incasso, in questo caso io stasera un mancio, in base all'incasso ricevono delle percentuali, cioè il compositore, l'arrangiatore, il paroliere, eccetera eccetera. Io sono iscritto alla SIAE da 60 anni e stranamente qualcuno ancora oggi suona le mie canzoni o le scrive su questo borderò e mi arriva ogni 6 mesi 200, 300, 400 euro, che non so, la figliola lo fa il borderò, anche Fulvio, ma arrivano queste 600 o 400 euro di diritti d'autore, no? Ecco, quindi veramente Paoli era il direttore della SIAE qualche anno fa, se non che fu accusato di aver corrotto qualcuno e di aver preso dei soldi, per cui lo espulsero. Ora, se poi è tardi si smette, ma quello che vi dico è bellino, è divertente. Normalmente quando noi ascoltiamo una canzone del cantautore, tutto bello, si sente una grande bella musica, delle belle parole, ma non si seguono le parole in maniera totale. Ecco, io vi voglio leggere invece le parole che scrivevano questi cantatori, perché le parole
anche se erano posteriori alla musica, qualche volta anche anteriori, denotano un'immensità di sentimentalismo enorme. Ad esempio Bindi, nella sua Arrivederci, una bella canzone di quegli anni, diceva: arrivederci, dammi la mano e sorridi senza piangere. Già questo è già un poema nel poema. Arrivederci. Per una volta ancora è bello fingere, abbiamo finto di amarci. Arrivederci, per una volta ancora è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco. Ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci solleviamo per dirci arrivederci. Ecco, quando Bindi cantava queste canzoni, ovviamente sì, arrivederci si capiva, ma il valore del resto delle canzoni non si sentiva. Allora è per quello che io vi leggo queste parole. Arrivederci è questa. Sette non erano della scuola genovese, Gino Paoli. Gino Paoli, sembrano battute da varietà, ma Gino Paoli quando scrisse le prime canzoni, La gatta, Senza fine, non era iscritto alla società della SIAE di cui ho parlato prima. Quindi lui di queste canzoni non prese una lira. Tutti la suonavano, il mondo suonava senza Paoli, cioè senza Paoli, senza fine, come era bello. E lui non prendeva una via. Fino a che la SIAE, invece di accettare, io ho fatto l'esame, invece di accettare i compositori, smise di fargli fare l'esame, cioè abolì l'esame. Allora finalmente Paoli poté iscriversi alla SIAE e percepire i miliardi che ha preso, perché ha preso miliardi. Ora non lo so se voi vi rendete conto, ma non so quanti. Sì, ma il fatto è che ha scritto un'infinità di canzoni che hanno fatto il giro del mondo. Quindi il contrappasso è questo, un uomo famoso che ha vissuto così. Poi tra l'altro dirò che lui è nato a Monfalcone, Friuli di Venezia, non era neanche genovese, poi si è trasferito da Genova. È stato un cantatore prolifico, musicista ed ex politico nella Genova in cui si era trasferito. Ha partecipato a 7 edizioni del Festival di Sanremo e ha scritto anche musiche per film. I primi successi non gli risero nulla perché appunto non è scritta la SIAE, quella SIAE che vi dicevo prima, è quella che censisce tutti loro che suonano, e attraverso l'autore addirittura si dice che addirittura se uno pensa una cosa possa ricevere il diritto d'autore.
se la bevete. Allora, non sapeva scrivere la musica, quindi non fece l'anno. Ebbe una relazione sentimentale con Ornella Vanoni, voi la conoscete Ornella Vanoni, e nello stesso 1961 cominciò a bere, si disintossicò 15 anni dopo, alla morte del fratello. Nel 1962, una figliola ci aveva già qualche anno, 62, la Barbara aveva tanti ancora, non c'aveva da uscire. Nel 1962 si innamorò di Stefania Santelli, da cui ebbe la figlia Amanda, sebbene sposato con Anna Fabbri e aveva un figlio Giovanni. Nel 1965, depresso per una seria difficoltà sentimentale, si spara un colpo al cuore. Paolo vive oggi con un proiettile qui, accanto al cuore, non è morto. Pensiamoci, perché sai, dette così le cose, uno gli passano dalla mente, ma cerchiamo di entrare nel meccanismo. Uno che a un certo punto si spara un colpo al cuore e non muore, quando poi seguita a vivere, è un infelice. Non può essere uno che va a raccontare barzellette in giro, è evidente, no? E infatti, finita la frase ascensionale per questo motivo, va a suonare per pochi soldi nelle ballerie e nelle night di Genova, il grande Cino Paoli, ma sapete chi è Cino Paoli? È un luminare, è come se dicessi quello che ha inventato, che si chiama penicillina, cosa del genere. Già presidente della SIAE si dà alla droga. Sposa una certa signora, penso, Paola Penzo, dalla quale ha avuto 3 figli, maschi. Nel 1997 fu eletto deputato nel Partito Comunista. C'è una stanza, la gatta, che cosa c'è, sapore di sale, eccetera, eccetera. Io vi faccio sentire ora un brano, tanto per alleggerire le chiacchiere, o meglio, prima del brano vi faccio sentire che cosa scrive, che cosa... Ah, recitiamo, non è che tutte le parole sono scritte dai cantautori, molte parole sono scritte da un paroliere esterno, però vale che il cantautore, anche se ha le parole nelle proprie canzoni di un altro, è sempre un cantautore famoso. Paolo scrive: senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, sei un attimo senza fine, sei un attimo senza fine. Ve lo immaginate un attimo senza fine? Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai detto domani. Mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle. Tu per me, rivolta alla donna ovviamente, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, sei un attimo senza fine, non è ieri, non è domani, tutto ormai domani, ma è grande. Sì, è praticamente la canzone che voi avrete fissato 100 volte, qui c'è qualcosa. Senza fine, ve l'ho detto ora. Vabbè. Thank you.
Ciao Francesco, scusate, è arrivato Francesco, bene. Prima è arrivato Gigi, ora è arrivato Francesco. Sta a vedere che si riempie, è arrivata la Maria Luisa, è arrivato Giancarlo. Sono tutti amici, tutti amici, tutti amici. Amici cari, con cui ho passato molto tempo della mia vita, bene, bene, molto bene, grazie. Allora, arriviamo a un terzo cantatore, Luigi Tenco. Luigi Tenco è quello che vi dicevo prima, che perde una delusione di aver perso un festival di Sanremo, si uccide in un albergo di Sanremo. Cioè, questo Luigi Tenco era un grande musicista, ma più che altro era un piccolo Mozart, perché addirittura a scuola riusciva a risolvere le equazioni differenziali. Io le equazioni non le ho mai fatte, però mi sono informato. Le equazioni differenziali sono il campo di ricerca più difficile della matematica. Capito? Allora, questo Luigi Tenco nasce nel 1930, è nato da una relazione extraconiugale della madre con un giovane di famiglia benestante torinese. La madre si sposò con un certo Tenco che dette il cognome a Luigi Tenco, per poi morire, la mamma morì di parto. Che Tenco non era il padre, sconvolse Luigi. Quando la cosa di questo babbo non era il babbo, ma era un surrogato, si doveva chiedere il babbo. E ovviamente senza i figli. Diceva, non si vive per essere simpatici agli altri. A me i soldi, il successo, non mi interessano. Bugiardo, qui è un po' bugiardo, eh? Un po' bugiardo. Li lascio a quelli più furbi di me. Suonava molti strumenti, ricordava tutto e a scuola risolveva l'equazione differenziale. Ebbe una relazione con Stefania Santelli, anche lui, e con Dalida, che lo trovò morto in una camera di un albergo a Sanremo. A soli 29 anni, morto a 29 anni, un bambino. Ebbe una relazione, nel 1993, la morte rimase avvolta nel mistero, fino a ora, ancora oggi è avvolta nel mistero. E successivamente confermata come un suicidio. Lui praticamente scrisse una bella canzone, che non mi ricordo come la chiamava, quella che diceva Amore ciao, amore ciao, amore ciao, bravo, amore ciao. La canzone non vinse il festival, lui andò nell'albergo, si rinchiuse e si sparò un colpo alla testa, nella nuca. E Dalida, che aveva intuito il dolore di questo ragazzo che non aveva vinto Sanremo, andò di corsa in albergo e lo trovò Gesù sul letto, morto. Questo personaggio mi piace. Uno che si spara alla testa credendo nei propri valori. Non dico che lui fosse un egocentrico, un superbioso, che avesse verso di lui una grande ammirazione, ma evidentemente quando uno è diverso dagli altri, le delusioni sono immediate. Sentite che bella canzone, che belle parole di questa canzone. Mi sono innamorato di te, è il titolo. Mi sono innamorato di te perché non avevo nulla da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare. La notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlarti dei miei sogni. La notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare. Io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare nient'altro che a te.
mi sono innamorato di te e adesso non so pure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Grazie. Signor Lauze, che ha scritto anche lui una cosa, quattro note, quattro parole, un poema. Quattro note, quattro parole, un poema. Perché il genio, si immagina sempre che il genio sia uno che fa la Divina Commedia, a parte che Dante è un genio. Ma non c'è bisogno di fare la Divina Commedia per essere un genio. Bastano, in pittura, qui c'è un grande pittore, Giovanni, mio amico, vicepresidente del Donatello. Basta due pennellate per fare un capolavoro di pittura. Non c'è bisogno di riempire la tela di mille cose. Tant'è vero, il Wilhelm faceva ballare le ballerine inchiostrate e che veniva fuori, no? Allora, Bruno Lauze con quattro parole, con quattro note e con quattro parole fa un poema. Bruno Lauze era nato ad Asmara addirittura, è morto a Peschiera, eccetera, a 69 anni, giovanissimo. I geni muoiono a 69 anni, io non sono un genio. Allora, ha vissuto la seconda guerra mondiale con sopportazione perché aveva la mamma ebrea, sebbene sposata con un cattolico e sebbene convertita, si è scorso gli anni della guerra nascosta per sfuggire alle leggi razziali. Quindi immaginate questo ragazzo con la mamma non c'era, forse era fuori una notte, lo sa. Tutte cose che disturbano la mente di chiunque. Amico di Luigi Tenco, condivideva l'amore per il jazz. Universitario in giurisprudenza, a due esami dalla laurea, lasciò l'università per la musica. Quindi non è facile abbandonare l'università a due anni dalla laurea per andare a fare il musicista, perché il musicista non apre tante porte. La vita del musicista è piena di trabocchetti. Il successo era complessato per la sua altezza. Il successo che aveva lo lasciava complessato perché era alto 1,60 m. E lui era sempre arrabbiato. Era arrabbiato perché si sentiva inferiore agli altri pur avendo dentro una carica sentimentale infinita. Nel 1965, scosso dalla morte di Tenco, quello di prima, che si era sparato un colpo alla testa,
smette di comporre, basta, finito. Io con la musica non voglio avere nulla. Famose le sue canzoni cantate da Mia Martini, il piccolo uomo, e almeno sono nel verso. Purtroppo, e qui interviene il mio amico Umberto, purtroppo fu colpito da Parkinson. Che cosa succede a un pianista a quel livello? Dimmelo, dillo anche allora, il Parkinson. Beh, è stato come Keith Emerson, che si è ucciso perché ha capito che non poteva più studiare, cioè non poteva più suonare. Non poteva più suonare. Quindi, non poteva più suonare, quindi praticamente... Penso che sia una delle cose più travolgenti. La linfa vitale che traboccava dalle sue mani... Hai un mezzo di espressione che non è più quello. E della sua musica si esaurisce, perché a un certo punto con Parkinson le mani non obbediscono più al cervello. Viste gli ultimi anni la tristezza più profonda, viste con la moglie ed è un figlio di una memoria di suo cantante come il babbo, artista atipico, dal carattere spigoloso, infatti l'ho detto, era sempre arrabbiato, c'è un'altra parola ma l'ho detto arrabbiato. Artista politico, scorbuto, grande talento, impegnato musicalmente come i suoi colleghi che erano appunto Tenco, Paoli, Vinci, eccetera. Oh, voi volete sentire le parole, perché come vi ho detto prima, se io vi canto, io non ve lo canto perché sennò scappate, ma se vi dovessi cantare la canzone, voi sentireste una bellissima musica, ma le parole non capite questa musica. Perché sa perso qualche parola, ma questa io ve la dico. Ritornerai, e lui dice, ritornerai a lei che è andata via. Ritornerai, lo so, ritornerai. E quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che non volevi vedere intorno a me. E scoprirai che nulla è cambiato, che sono rimasto l'illuso di sempre, e riderai, quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più, ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai. Questa è la parola. Quattro note, non di più. Quattro note. Oh, ora si arriva uno. Questo non è un cantautore, questo non cantava, ma suonava delle cose meravigliose. Stelvio Cipriani. Stelvio Cipriani è colui che ha composto il commento musicale dell'Anonimo Veneziano. Voi l'avete visto il film dell'Anonimo Veneziano, vero? È un film particolare, un film triste, un film ambientato in una Venezia umida, sudicia, d'inverno e come la bella, in cui il marito e moglie separati si ritrovano, parlano della loro vita, fanno l'amore e poi alla sera si lasciano ognuno per la sua strada. Perché io ho scelto, dice, come mai questo non è un cantatore, l'hai scelto? Risposta. L'ho scelto perché il film tratta
la vita di un musicista che suonava l'oboe nell'orchestra sinfonica. Questo musicista aveva, non per nulla si era separato dalla moglie, aveva tutti i complessi dei musicisti, perché i musicisti vivono nelle bolle di sapone, però hanno un sacco di complessi, hanno un sacco di manie, e infatti vivono in una bolla di sapone, perché fuori alla bolla di sapone rompono le palle a tutti. Allora, Sergio Cipriani ha scritto questa meravigliosa, questo meraviglioso commento che vi faccio ascoltare. Quattro note, se no si fa buio. Io dovrei suonarvele tutti, ma insomma. E addirittura fece il commento mondiale di 300 film e ha ricevuto numerosi riconoscimenti come grande ufficiale al merito della Repubblica. Grande ufficiale al merito. Colpito da ischemia, purtroppo anche lui, è morto in una casa di cura romana. Non ti toccare, non ti toccare, colpito da ischemia, è morto in una casa di cura romana, dimenticato da tutti. Allora sentite che poema è questo, il commento musicale della nonna Messina. Grazie a lui, gli applausi sono per lui. Allora si arriva a una canzoncina, Sergio Endrigo. Sergio Endrigo era un cantatore che scriveva le canzoni per i bambini, le fregate. Ci vuole, per fare un albero ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole un albero, com'era. Però il povero Sergio Endrigo non ha vissuto bene. Non ha vissuto bene perché la canzone Se le cose stanno così, che lui vantava di aver scritto, era stata contestata da un certo, ora ve lo dico come si chiama, oh, era uno spagnolo, argentino e compagnia bella, ora vediamo come si chiama. La sua vita è stata angustiata da due avvenimenti,
la causa di Fracio con il compositore Luis Enriquez, che diceva, l'aveva scritta lui questa canzone. Sulla canzone se le cose stanno così. Sentenziato, dunque, la causa comincia nel 1969, è stata sentenziata 2 anni fa, con Enrico morto, quindi dopo 60 anni, facciamo conti. È stata sentenziata e finalmente i giudici hanno dato ragione a Sergio Endrigo, cioè dicendo che questa canzone è di Sergio Endrigo perché ha le caratteristiche della sua natura, della sua vocazione, del suo modo di comporre, eccetera. E questa è. Cosa dice questa musica? Dice, se le cose stanno così, ricordo queste parole che mi hai detto una sera d'ottobre dimenticato dal sole. Se le cose stanno così, parole come veleno, cominciava a cadere la pioggia, tra noi cadeva il silenzio. Se le cose stanno così, e non hai voluto finire, l'ottobre si era fatto più freddo, fra noi più nulla da dire. Ragazzi, che si fece mia con l'acqua. Non si fece mia con l'acqua. Ora per celebrare il morale, mi faccio sentire Fede Voto, che era un cantatore, ma non ha lo spessore di quelli precedenti. Era un cantatore allegro. Tant'è vero, scrive quella bellissima canzoncina, gli spaghetti a Detroit. Spaghetti, pollo, insalatino, una gradina di caffè. Bravo, bravo. Ciao Francesco. Fede Buscaglione nasce a Campobasso, scrive musiche sia d'amore che piacevolmente distinte. Divenne orfano a 7 anni, tanto per cambiare, per la perdita del padre, musicista, morto in guerra. Oltre alla musica amava la politica e per tale motivo è stato consigliere a Bari nel Partito Socialista. Fu un fervente sportivo nel calcio e nel tennis e grande appassionato di antiquariato. Una vita artistica di successo funestata da alcuni malfattori che in casa malmenero la moglie e rubarono il disco d'oro che aveva avuto per aver venduto 100 milioni di dischi, 100 milioni di dischi, c'è scritto qui, 100 milioni di dischi. E spaghetti della salata, spaghetti di pollo e salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesce a mandare giù.
Ciao Giovanni, a presto. Vi faccio sentire questa canzone allegrissima e compagnia bella, che c'ha un'armonizzazione meravigliosa. Se io ve la facessi non con il ritmo come faceva lui, senza le parole del pollo, infatti, ma sentite che meraviglia viene fuori. Un'altra bellissima canzone, Bruno Martino. Questa canzone l'ho scelta perché Bruno Martino è un cantautore, ha scritto musica e parole, e poi perché si chiamava Bruno Martini. E chi era Bruno Martini? Il mio papà. Strano, strano, eh? Strano, strano, molto strano, molto strano. E lui, il vero nome, cognome era Bruno Martini, famoso negli anni 50, era nato a Roma, eccetera, eccetera, grande pianista jazz. Successo delle canzoni, Estate, le chiamano Estate, cosa trovata in lui, caratterizza la sua voce di cantante pianorile. Debutta come jazzista nel 1940 all'età di 15 anni. Scrisse canzoni per Caterina Valente, Rascher, Vilma De Angelis. Nel 61 partecipò alla festa di Sanremo, fu grande amico di Umberto Bindi e anche Bruno Laus. La canzone più bella, Estate, diventò famosa grazie al musicista João Gilberto, Vinicio di Compostella, riferendosi a Estate, alla canzone che scrisse: ognuno deve avere una ferita per poter cantare questa canzone e deve essere avviato alla guarigione per poterla cantare in pubblico e non ad una persona sola. Il caso ha voluto che Bruno Martino, che ha scritto Estate, è morto d'estate. È morto d'estate. Vi faccio sentire, parole. Sentite, non sono queste parole. Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Sentite un po'.
Tutti conoscete Mister Volare, siamo in fondo, abbiamo finito, non, ancora un po' di pazienza. Allora, Domenico Modugno, Mister Volare. Domenico Modugno è nato a Polignano a Mare, a Bari, in Puglia, il 9 gennaio del 1928. Siamo coetanei, poverino, non c'è più. Ed è morto a Lampedusa il 6 agosto del 44, a 66 anni. Nonostante la sua grande vena musicale, non sapeva la musica. Era un orecchiante che sapeva suonare la chitarra e la fisarmonica. Sembra assurdo, eh? Un genio che non sa la musica e che scrive le cose che ha scritto, cioè che non ha scritto, fatto scrivere. In gioventù frequenta l'Istituto Tecnico di Ragioneria. C'entra nulla con la musica. Come te, non ti ha servito nulla la ragioneria, no. Che tu balli, fai la ballerina. Vabbè. Allora, fa politica come dirigente del Partito Radicale, fa l'attore, fa il regista. Nel 1947 lasciò il paese natio e si trasferì a Torino, dove per vivere lavorò prima come cameriere e poi come gommista, cioè stava ai distributori di benzina a mettere la benzina e a gonfiare le ruote alle macchine. Questo è il Modugno, ragazzi. Ma sapete chi è Modugno? È un gommista. Un cameriere. Oh, ma scherziamo. Nel 1949 la nostalgia di casa ha perso il filo, lo riporta al paese dove per guadagnare qualche lira suona la fisarmonica nei ristoranti. Prima di concludere mi piace dire una cosa importante. Dire queste cose non significa diffamare o diminuire il personaggio, significa esaltarlo, come ho fatto per Dante. Io ho scritto un saggio sull'uomo Dante. Che cosa dicevo in questo saggio? Dicevo che Dante era un disgraziato, aveva sacrificato la famiglia per la politica, aveva... era scappato da Firenze, se no lo ammazzavano. Girava l'Italia presso le corti dei signori, dei ricchi, dei poveri, come era, per mendicare un pezzo di pane, quanto sa di sallo, pane altrui, no? Eccetera, eccetera. Quindi quest'uomo, in questo pellegrinare, in questo vivere con la famiglia che non sapeva dove era, se mangiavano i figlioli, c'erano i figlioli, i maschi, lui, fra l'altro, Ghibellini, cioè Guelfo, lui era Guelfo, Dante, e si era unito ai Ghibellini
perché Guelfi fuoriusciti e Ghibellini fuoriusciti erano una forza per poter tornare a Firenze, perché il suo sogno era tornare nel San Giovanni, il San Giovanni, San Giovanni da tutte le parti, no? E invece Borino ha fatto delle guerre, ha combattuto addirittura a Montaperti, l'Arbia in Russo, eccetera, eccetera. E nonostante questa vita miserevole, senza mangiare, senza non sapere dove va a dormire, ospite dei Gonzaga, degli altri, di Ferrara, di Ravenna, che gli davano quanto sa di sallo fa al suo, appunto. E quindi io ho messo in luce tutte queste cose dell'uomo Dante, non del poeta. Ma perché? Perché un uomo così, che vive in questa maniera, e poi scrive le opere che ha scritto, e la Divina Commedia, che poi è la Commedia, ma è diventata Divina per Boccaccio, è un esaltare Dante. Perché noi nell'immaginario si va in piazza Signoria e si vede Dante, un monumento grande, bello, beato potesse essere lui che l'ha fatto la Divina Commedia. Non invidiamo, non invidiamo. Quello è un disgraziato. Anzi, siccome è un disgraziato, il valore delle sue opere acquistano 100 volte valore. E lo stesso vale per Domenico Modugno. Domenico Modugno fa il gommista, il cameriere, va a suonare e poi esplode con queste belle canzoni. Fortunatamente nel 1993 la casa discografica RCA, che è quella modestamente a cui ho suonato anche io, abbiamo fatto dischi, pubblica le sue canzoni. Nel 1958 con la canzone Nel blu, dipinto di blu, Volare, conquista il mondo e fu soprannominato Mister Volare. Ha scritto 230 canzoni, vinto 4 festival di Sanremo. Canzoni famose sono La strada anfosa, La donna riccia, Lupe e spada, Vecchio fracco, cioè Resta con me. Allora, a quello punto vi leggo anche le parole del blu di Pendetù, poi ve lo faccio ascoltare. Così si finisce, se siete finalmente la sazi. Penso che un giorno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi, all'improvviso, veniva dal vento rapito e incominciava a volare nel cielo infinito. Volare, oh oh, cantare, oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ancora di più, mentre il mondo pian piano spariva laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare quassù. Queste sono le parole di Modugno, e la canzone è questa. Ringrazio.
diciamo, pochi ma buoni. Grazie, grazie. Arrivederci alla prossima volta, spero.